Parliamo di responsabilità. Cosa significa essere responsabili? Non tagliarsi le mani mentre si affetta il pane? Anche. Non mandare a quel paese il tuo principale perché hai due figli a carico e se no perdi lavoro? Anche. Ma avere le proprie responsabilità significa non lamentarsi. Perché non lamentarsi? Perché se tutti i giorni tu li passi a lamentarti del proprio lavoro, sei una persona infelice e non essendo felice vivrai una vita infelice. Questa vita di infelicità la trasmetterai ai tuoi figli, a tutte le persone che hai a fianco. Non siamo fatti per lavorare ed essere schiavi. E quando tu fai un lavoro che non è il tuo lavoro e non è quello che a te piace, sei uno schiavo. Ok? Se sei un ragazzo giovane, adesso come adesso hai la possibilità di imparare qualcosa, studiare dei corsi, studiare, andare all'università e tutto quanto, con l'obiettivo finale di fare un lavoro che a te piace, ok? In modo di fare quello per tutta la vita, magari mutandolo in più sfaccettature, ma essere felici, non essere, non stare tutte le mattine a svegliarsi, oddio no, devo andare a lavorare, non mi va, oddio che bello, domani non si lavora. Chi fa un lavoro che gli piace è contento la mattina di alzarsi e fare qualcosa di costruttivo per se stessi o per un'azienda, ma è contento di fare un qualcosa dove lui si vede felice. Ok? E essere felice lo riporti nella famiglia tutti i giorni. Poi certo, anche io facevo lavoro di fatica, ok? Ma poi ho aperto gli occhi, ho cominciato a prendermi la mia responsabilità. Ho cominciato a dire, oh, caspita, qui questi soldi non bastano più, eppure ne sto prendendo abbastanza. Finché un giorno ho visto, mi si è aperta la mente. Ho cominciato a farmi la domanda giusta. Ma cosa voglio fare da grande? Anche se già sono grande. Ma che cosa vuoi fare da grande? Fatti questa domanda, ma ti ci vedi tutta la vita dove stai lavorando adesso? Non far passare i giorni, non guardare che tutti i giorni va a lavorare. La vita è uno scrocchio di dita. Ti ritroverai tra 20 anni, 15 anni, che stai facendo il lavoro ancora che non ti è mai piaciuto. E fra 15 anni tutte le lamentele che stai facendo oggi le farai fra 15 anni, finché non andrai in pensione, sperando Dio che vai in pensione, quel poco di pensione che prenderai. Ma chi te lo vieta di prenderti la responsabilità e di cominciare a costruirti qualcosa per te stesso? Fai il muratore, ma la tua passione è fare l'attore di teatro? Sono 10 anni che fai teatro, ok? Comincia a buttarti, comincia a costruire qualcosa, comincia a costruirti qualcosa online, comincia a buttare le basi per la tua vocazione, il tuo piacere di lavorare. Tra 20 anni ti troverai a fare quello che non hai mai voluto fare. E soprattutto non ti porterà mai niente questa cosa, perché se tu adesso prendi 1.500 euro al mese, che è un buono stipendio, al giorno d'oggi è un buono stipendio, ma 1.500 euro al mese non potrai mai andare sopra. Sì, avrai gli scatti di anzianità, qualche premio, ma domani l'azienda fa un investimento sbagliato, domani chiude, tu rimani senza niente, con una disoccupazione di 8 mesi a 700 euro al mese, cosa ti rimane? Allora tu mi dirai, no, ma fa fare una cosa per te stesso, non ha la certezza, lo stipendio fisso, ma dov'è la certezza? Dov'è la certezza? Svegliarsi la mattina, andare a fare lo schiavo per qualcun altro, far arricchire l'altra persona, per poi trovarti magari un giorno a mezzo alla strada, non lo puoi sapere. Cioè, a meno che non stai in un posto fisso, al comune, giusto quello è rimasto di posto fisso, ma tutto il resto ti può passare davanti, va usato per gettare le basi per il tuo mestiere futuro. Quindi se fai il muratore ma non ti piace, ma sei costretto a farlo perché hai dei bambini e una famiglia da mantenere. Ok, fallo, ma mettiti da parte qualcosa, datti un progetto, fatti la domanda: che cosa voglio fare da grande? Ok? E magari puoi fare il ballerino. A 30 anni nessuno ti vieta di passare dal muratore al ballerino, ma per fare il ballerino devi diventare un ballerino. Quindi, dopo che ti sei fatto 12 ore di mazzo così a portare calcinacci, devi andare a ballare, devi andare ad allenarti. Avrai meno tempo, ma nessuno ti vieta di farlo. Quindi prenditi la responsabilità, rimboccati le maniche e fai come me,
che tutte le sere da mezzanotte alle 3 studiava, alle 5 e mezza andava a lavorare, a fare il lavoro di fatica, alle 6 e mezza tornava, stava con la famiglia, alle 10 ricominciava fino alle 3 di notte. Ma dopo 2 mesi ho finito il corso e ho cominciato ad avere il mio primo cliente e ho cominciato a costruirmi la mia realtà intorno a me. Adesso non faccio più il lavoro di fatica e tutto quello che sto guadagnando lo reinvesto in altri progetti che a me piace fare. E se adesso ho 3 clienti per un business e 2 clienti per un altro, sono all'inizio. Se faccio quello che devo fare, fra 2 anni, 3 anni, anche se adesso non mi porta risultati concreti in questo momento, ma le basi che sto gettando adesso, fra 3 anni le ritrovo come un grattacielo. Quindi smetti di lamentarti, prenditi le tue responsabilità e ricordati che chi non rischia lavora per chi rischia.